E a proposito di Mauro Scardovelli, stavo per disegnare il suo schema in realtà, però adesso non ho qui la lavagna, però userò questa cartella per mostrarti come lui disegna in un modo schematizzato il disequilibrio nei rapporti. Quindi lui fa praticamente una linea così, così e così. Quindi potremmo anche fare questo, usare l'angolo sopra. Qui è il bordo sotto della telecamera, qui è la base, diciamo, del piano di sotto, questo è il piano di sopra. Allora, qui sopra ovviamente c'è l'autorità di cui parliamo in questo video, qui sotto c'è chi ubbidisce l'autorità e quindi c'è un disequilibrio nei rapporti, non c'è una parità di potere, una parità di valore, quindi per esempio anche una parità di valore di opinioni. La tua opinione vale quanto la mia. Questo non significa che tutti abbiamo ragione o che si metterà in pratica tutte le idee, però che le idee valgono, quindi si valutano e poi insieme, perché siamo tutti importanti, le nostre opinioni, il nostro voto, diciamo, è importante, quindi tutti insieme si va a scegliere. Dopo di solito nella democrazia la maggioranza vince. E allora io nell'altro video ho già fatto l'esempio che quando sei dalla parte del disequilibrio dove validi tantissimo gli altri, e gli altri ogni cosa che fanno, dicono, pensano, progettano, qui gli altri valgono molto, e allora qui vedi tra l'altro come non so come dire, no? Qui loro sono sopra e qui tu sei sotto. Allora io stavo dicendo che qui sopra una persona molto borderline, molto 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 codipendente, quindi che valida tantissimo gli altri e zero assoluto se stessa, qui sopra avrà qualsiasi altra persona, anche quello che incontra per caso per strada, anche il venditore, per esempio, ecco, che riesce a venderle qualsiasi cosa, per non parlare di tutte le persone importanti, tipo familiari, genitori, sorelle, cugini, tutti, tutti datori di lavoro, cioè quello neanche non si mette in discussione mai. Però appunto abbiamo fatto anche l'esempio dello stuzzicadenti rotto, di una pietra che non ci piace e che ci è stata regalata, di un oggetto qualsiasi che ci è stato regalato, di cui magari forse non sappiamo nemmeno a cosa serve, a cosa ci potrebbe servire. E io come esempio, visto che in questo momento sono condizionata molto, nel senso entusiasta molto della ricerca che sto facendo nell'altro canale, io ho messo il cibo perché mi sono accorta che il cibo qua comandava. Adesso, per non ripetere, se non hai visto quel video, volevo comunque dire qualcosa a questo riguardo, ma per non ripetermi, per invece per chi lo ha già visto, che non senta due volte la stessa storia, volevo fare l'esempio della spesa. C'entra sempre col cibo, c'entra sempre con lo studio che sto facendo dall'altra parte. Come ho notato su di me, non so se vale per qualcun altro, come faccio la spesa? Anche se per te non vale questa cosa della spesa del cibo, però basta che cambi il nome del soggetto e troverai anche tu, se sei dalla nostra parte della padella, troverai anche tu quali sono quelle cose che ti condizionano, che ti comandano, da cui ti lasci comandare, e praticamente che segui quelle, come le paperette che seguono la papera. Però non si può fare così tutta la vita, perché cioè seguire gli altri, perché noi abbiamo uno nostro destino, abbiamo dei nostri desideri che partono dall'anima. Allora, per esempio, ho notato questa cosa facendo la spesa, che io faccio la spesa riflettendo proprio su questo argomento di cui parliamo qui, quindi di chi comanda, e riflettendo nello stesso tempo di come mangio, di come acquisto, di come scelgo il cibo, ho capito questa cosa, che andavo a fare la spesa e praticamente i prodotti che compravo sono anche qui, nel senso che quando entro nel negozio, ovviamente gli altri sono qui, ma anche i prodotti sono qui e io sono qui sotto. E quindi cosa succede? Che se un prodotto, per esempio un prodotto che a me non piace, che secondo me non ha valore, per quello non vale, quel prodotto non sta qui sul posto dell'autorità. Però invece ci sono tutti quegli altri prodotti che io, in base a tutti i dati, in base all'idea che io mi sono fatta del mondo e cosa vale e cosa non vale, metto qua un prodotto che vale. Alla fine, senza esserne proprio sicura, sicura, sicurissima, perché non sono andata a vedere l'azienda, ma adesso questo non c'entra, però lo metto
per fiducia o per un voto, per un voto che io do a quella cosa è un prodotto di qualità e lo metto qua. Quindi mi comando e mi comanda. E io ho notato che io non compro le cose che mi faranno bene o le cose che ho voglia di mangiare perché appunto non ho ancora le idee chiare su cosa siano. Io compro i prodotti che secondo me sono di qualità, al di là di come mi sento dopo quando li mangio. Questo è importante perché mi rendo conto, ripensando a queste cose solo adesso, che ci sono dei prodotti che quando li mangio rimango sempre un po' appesantita. E ci sono degli altri prodotti che quando li mangio rimango sempre soddisfatta. Adesso sono le mele, al negozio bio ci sono delle mele che hanno un sapore, per cui il mio palato le ha scelto come il cibo migliore, il cibo preferito. E sento che mi fanno bene. E io invece di prendere solo quelle, cioè se adesso mi fa bene quello, perché devo prendere altre cose di cui non sono sicura? Le mangio e poi mi appesantisco, poi forse mi viene la sonnolenza, che è il segno che forse c'erano troppi grassi, insomma che è troppo difficile da digerire. E io non valido questo, non valido me stessa qui sotto, le mie sensazioni. Io continuo, per esempio, magari un pezzettino piccolo, dico, beh, ma per esempio il formaggio di capra, non pastorizzato, quindi biologico, quindi sicuramente quell'azienda è un'azienda che produce un prodotto buono, poi tra l'altro quell'azienda ha anche vinto dei premi, ha dei attestati di qualità. E allora mi dico, magari un pezzetto piccolo lo prendo, ma cosa c'entra un pezzetto piccolo se non mi fa bene? Perché devo prendere un pezzetto piccolo di qualcosa che non mi fa perfettamente bene quando l'occasione di mangiare le mele, ma ci sono tante altre cose, le carote, il cavolo nero, che ho visto che li mangio, i fagiolini, che li mangio volentieri e che mi lasciano soddisfatta, piena nel senso sazia, nel senso che mi sento ricaricata e però leggera, libera di continuare la mia giornata, il mio lavoro, a mente lucida e tutto quanto. Mentre per esempio, ma in questo secondo me ti riconoscerai, secondo me noi tutti, io sento spesso questa cosa, però mi posso un pezzettino piccolo di qualcosa che forse fa, un pezzettino piccolo di qualcosa che è importante, che è più importante di noi. Può essere anche un'abitudine, può anche essere quella cosa tipo affettiva, perché l'abbiamo sempre fatto l'abitudine, e però comanda quello, non comanda una chiarezza di idee, non comanda la realtà, ecco, i fatti, non comandano i fatti, di fatto non comanda il tuo desiderio di star bene, per esempio. Se pensa, se sei responsabile di una bambina di 3 anni. E sai, la vedi che sta bene, e sai che quel pezzo di formaggio, per quanto sia un formaggio di qualità, la appesantirebbe perché è già successo altre volte. Glielo dai? No. Però dici, ma forse le piace perché questo formaggio ha un buon gusto. Le piace perché è abituata, adesso la bambina non è abituata, e quindi di solito i bambini non vogliono neanche mangiare se non hanno fame, se hanno fame scelgono di solito la frutta, qualcosa di profumato, succoso e dolce. Quando qualcosa piace, anche di questo parlerò in un altro video, probabilmente in quell'altro canale, io ho scoperto che dipende dall'abitudine e che se noi mangiamo un cibo che non è adatto per il nostro corpo e ci piace, è solo perché siamo abituati a mangiarlo. Se invece lo togliamo per molto tempo, per esempio 3-4 mesi, anche 5, dopo lo riassaggiamo e non ci piace più. Però appunto di questo è un discorso un po' lungo, ne parliamo in un altro video. Allora, come si scrivono dei nuovi contratti? Anzi, per scriverli di nuovi dobbiamo prima trovare come si trovano, come ho capito io, i contratti che avevo nel subconscio, che in realtà sono le ipnosi, i comandi, ecco, i comandi che mi sono stati dati così tante volte che a un certo punto si sono depositati nell'inconscio, oppure mi è stato dato un comando una volta, ma in un momento, appunto, come ho parlato nel video prima parte, in un momento in cui ero così spaesata, così sbigottita, che ho preso quel comando e l'ho fatto mio, come mi sono aggrappata a lui come l'ancora di salvezza. Di solito quei momenti di sbigottimento sono dei momenti in cui c'è qualcosa è colpa tua, quindi tu sei sbagliata, e allora tu ti aggrappi a una cosa sicura, a una cosa giusta che ti viene presentata come giusta da quell'autorità che fa finta di essere, che prende questo ruolo di giusto, tipo giudice, re, capo supremo. Allora tu prendi quell'indicazione in quel momento di difficoltà in cui non sai a cosa aggrapparti, sei mortificata, stai male, vorresti riparare, prendi quello e diventa subito legge. Prendi quella idea, quella frase, quel comando di solito e diventa subito legge. Ecco. Allora,
Solo una piccola premessa, in una piccola parentesi, questa cosa dell'alimentazione per me sono uscite delle cose allucinanti, quindi non credo che varrà per altri, anche se di solito poi vedo nei commenti che voi avete avuto delle cose ancora più allucinanti delle mie e sta cominciando a piovere, allora adesso io ti coprirò, copro la telecamera con i guanti così non si bagna perché... Eccoci, vedi? Vedi che sto imparando? La pioggia non l'ho messa qua, non comanda più la pioggia, non è che spengo la telecamera e vado perché sta piovendo. Io sono qua adesso, ho deciso di fare il video e qua insieme a me, in realtà io metto tutti nello stesso piano, eccoci la pioggia, voglio bene alla pioggia, sono... e rimango qua, mi si bagna un po' tutto, però ecco, questo è un esempio in diretta come smettiamo di aver paura di delle cose e che appunto adesso piove, di solito quando piove si va a casa, ecco, invece adesso no, io voglio finché è così sopportabile. Finirò il video. Allora, come ho scoperto qual è il contenuto? Intanto quali sono i contratti? Ho scoperto quali sono i contratti in questo modo. Ho usato questa tecnica. Ho capito intanto che c'è qualcosa che sta comandando la mia vita quando io non voglio andare a mangiare, questa cosa soprattutto del mangiare è diventata proprio un problemone perché ho cominciato a fare degli esercizi di consapevolezza, ho cominciato ad osservarmi e quindi ho cominciato a vedere proprio. Non dico bene come adesso, però ho cominciato comunque a vedere questa cosa strana col cibo. Mi ritrovavo in cucina, è come se qualche forza maggiore mi portava in cucina. E questo ha cominciato a darmi fastidio. Quando ho cominciato a vederlo, ha cominciato a darmi fastidio. Allora mi sono messa la sveglia e io propongo, io non mi piace improvvisare, quindi voglio sempre fare una cosa logica per la mia mente. E quindi ho guardato nella mia agenda, io ho un'agenda che mi permette di scrivere un impegno ogni 30 minuti, quindi ho una lineetta ogni 30 minuti nella giornata e così posso occupare ogni 30 minuti con un impegno. Quindi ho pensato che se io sono la persona che ha scelto quell'agenda, questo tipo di organizzazione giornaliera e non ho scelto per esempio un'agenda dove si mette un impegno all'ora oppure dove si mette un impegno ogni 15 minuti, ho un'agenda che ha solo 4 linee per giorno, per esempio. Ecco, ho scelto proprio questa perché questa è stata riconosciuta come simpatica alla mia mente. Significa che la mia mente è organizzata per spazi di 30 minuti, che così le piace. Allora io mi sono messa la sveglia ogni 30 minuti in modo da un promemoria sul cellulare, in modo da chiedermi ogni mezz'ora se stavo facendo qualcosa che mi interessava veramente, che ho scelto di fare io, una cosa da cui posso essere assorbita, come per esempio in questo momento, sto registrando un video, sono concentrata, assorbita da questo. Se adesso per fare l'esempio mi dovesse suonare la sveglia per quell'esercizio, penserei sto facendo qualcosa che è mio, sto facendo qualcosa che ho deciso io, o c'è qualcosa che mi sta comandando, nel senso che sto eseguendo una cosa che poi non ho scelto, come andando in automatico, seguendo chissà che comando. Quando suona e stai facendo qualcosa che hai scelto tu, semplicemente la spegni e io poi mi sono anche scritta, la spegnevo e mi prendevo un appunto, io ho sempre con me un piccolo notebook perché tante volte ci sono delle cose interessanti che mi vengono in mente, allora quindi anche questo per esempio me lo segnavo, semplice appunto, anche quando ero assorbita, per esempio adesso mi sarei presa l'appunto, sto registrando un video. Perché è anche importante avere la lista non solo di cose che non vanno, ma anche delle cose che vanno, che funzionano e quindi dare valore a questi momenti di quando sto facendo le cose, le mie cose, le cose che secondo me sono importanti. Se invece suonava e mi ritrovavo veramente a fare qualcosa, continuo a fare l'esempio del cibo perché ormai l'ho introdotto e super introdotto, e se invece mi ritrovavo in cucina e mi chiedevo però ha suonato la sveglia, mi chiedo, ma sono in cucina perché? Per cosa? Non ho neanche fatto il test del serbatoio vuoto, non mi sono nemmeno chiesta se il mio serbatoio è vuoto e se ho fame, ma questo è normale perché andavo in cucina in automatico, per esempio, quindi in automatico significa senza pensare, come un... sì, come una marionetta, per esempio. Brr. Allora mi chiedevo, allora in quel momento dovevo andare a segnarmelo, in quel momento mi segnavo come mi sentivo e cosa, cioè quello era come un tassello che mi aiutava un po', una parte,
una parte del messaggio che poi, letto tutto insieme, mi avrebbe fatto capire che cavolo di contratto ho firmato nell'inconscio. Poi io sapevo che sarà un contratto con mia mamma, perché con lei ho avuto tutta questa tragedia del cibo. E allora queste piccole indicazioni hanno formato un quadro veramente importante, difficile per me da vedere, però è veramente importante per me da capire cosa cavolo ho nell'inconscio e cosa avevo nell'inconscio per tutta la vita, che comandi mi stavano influenzando, perché sai, è la parte quella più grande dell'iceberg, la parte sommersa dell'iceberg, che ha molta più influenza nella nostra vita della parte conscia, perché non so se hai mai fatto una dieta. Di solito, questo succede alle persone che fanno la dieta dimagrante, tipico, decidono di fare la dieta, vanno dal dietologo, sono convinte, vanno a fare la spesa, comprano quegli integratori, si comprano la bilancia, quella proprio dei grammi, perché così si peserà tutto, ogni grammo di sale, qualsiasi cosa. Le idee sono chiare, il primo giorno forse funziona e dopo non funziona più. Cioè, com'è possibile questa cosa? Se eri così entusiasta e così convinta e hai investito i soldi, hai investito il tempo, ti sei organizzata, significa che la punta dell'iceberg aveva le idee super chiare e dopo invece le cose sono andate come da programma nell'inconscio. Per questo che io adesso voglio tanto ripulire l'inconscio, così metto nell'inconscio solo le cose che mi servono. Quindi anche in quel caso sarà il contrario di questo esempio. Anche nei momenti di defiance, anche in momenti difficili nel presente, anche quando con la punta dell'iceberg, con la parte cosciente, non saprò cosa decidere, perché forse avrò incontrato l'alieno, forse nelle situazioni difficili, ecco che fuori da tutto il mio inconscio, da tutta la parte enorme, sommersa, l'armonia, la presenza, la saggezza, quello che emanerà, mi salverà in ogni situazione. Perché no? Se l'inconscio è fatto per aiutarci. Solo queste situazioni strane, è stato messo nel nostro inconscio un contenuto che ci fa male. Questo non è naturale. Nell'inconscio ci dovrebbero essere degli automatismi, delle abitudini, anche semplicemente chiamiamole, che ci facilitano la vita. Ok, allora, ma com'è? Sta senza la scheda? No, non è possibile. Perché non ho cancellato i video? Ok, adesso continuo se si spegnerà, ovviamente. Allora, stavo dicendo dei contratti. Allora, questa è una prima tecnica, una prima cosa da fare. Intanto ti organizzi e poi registrerò la terza parte. Quando ti scopri di fare qualcosa, quando suona la sveglia, che non è il tuo, non è quello che hai programmato, lo segni, segni cosa stai facendo, come ti senti, il perché lo stai facendo, e anche chi ti ha dato quel comando, chi nel passato può essere la persona con cui hai firmato quel contratto. E ci vediamo nel video numero 3. Ciao ciao ciao!